Oggi vi vorrei parlare di un problema, più problema, non è proprio un problema, ma un dibattito che si crea, che si ha tra il ciclista alla strada e il mountain bike. Due anni fa avevo fatto un video inerente alla disputa tra ciclisti da strada e mountain bikers, dove spiegavo, a mio parere personale, le differenze comportamentali tra le due fazioni opposte e chi fosse migliore tra loro. Ultimamente, invece, sta venendo fuori una diatriba verso una categoria del tutto nuova e che sta dilagando tra le persone che si vogliono avvicinare a questo sport, i mountain bikers. Già qualche anno, soprattutto dopo la pandemia, molte persone hanno deciso di avvicinarsi a questo fantastico sport. Quindi da quel momento lì in poi si poteva uscire solo per fare attività fisica all'esterno e molti, giustamente anche comunque, piuttosto che rimanere a casa, si è detto no. Voglio cominciare a fare attività fisica anch'io. Ed è qui che è nato tutto. Anzi, la mountain bike elettrica era già in voga da tanto, però il Covid alle vendite ha dato un'impennata assurda. Decathlon le trovavi vuote, tu andavi da Decathlon, la trovavi vuota. La mountain bike elettrica o a pedalata assistita serve principalmente per farti affrontare dei percorsi impegnativi, perché comunque no, in mountain bike elettrica si suda. L'anno scorso, se vedete nei miei video, sono stato a Piombino e ho avuto il piacere di affittare la e-mountain bike elettrica e io personalmente mi sono divertito. Un ottimo inizio per chi si vuole avvicinare al mondo, ma non vuole fare sforzi più di tanto, solo che in quel caso lì di contro avresti i costi che per ora, diciamo che secondo me, per prendere una mountain bike elettrica come si deve, secondo me meno un 3-4 mila euro bisognerebbe sborsarli, secondo me. Comunque io la vedo utilissima per cominciare o semplicemente. Io per esempio vado in vacanza una volta all'anno, esco con la mia muscolare tutto l'anno mi faccio il culo con la muscolare, d'estate voglio rilassarmi con una mountain bike elettrica, con pedalata assistita. È vero che si suda lo stesso, e i battiti si impennano, del cuore si impennano, è vero uguale, solo che hai più aiuto e potresti arrivare dove magari con la muscolare non ce la fai più, e in quel caso lì ti viene in aiuto l'elettrica. È una categoria a parte, è vero, però non per questo deve passare come se fossero dei motorini, perché alla fine non sono dei motorini, sono delle biciclette con una pedalata, con un'assistita alla pedalata, ma se oltre 25 all'ora la pedalata assistita si spegne, eh? E a 25 all'ora in poi sono cazzi tuoi, per dire, aiuta in salita, aiuta molto in salita, ma comunque per chi si preoccupa comunque dei com su Strava, sulle salite, quello ci ha messo meno di me, quello ci ha messo più di me, quello è arrivato prima ma aveva una mountain bike elettrica, nell'attività è specificato. Ripeto, io dal mio umile punto di vista la trovo una cosa molto utile, la mountain bike elettrica. Ti diverti, è un giocattolino che ti diverti. Ti fai come arrivare dopo i 60 anni e fare alcune cose col Viagra. È un aiuto, no? Magari da solo non ce la fai, ma invece col Viagra riesci alla grande. D'altronde ragazzi, il ciclismo è, almeno per me, è divertimento, non è competizione, non è devo arrivare prima ad ogni costo a una gara o primo sulla vetta per farlo poi vedere su Strava. Il ciclismo per me è divertimento, stare a contatto con la natura, stare in pace col mondo, a ritrovare se stessi. Fatemi sapere voi nei commenti sotto che cosa ne pensate.
iscriviti al mio canale, tanto è totalmente gratuito. Attiva la campanella se vuoi per ricevere le notifiche. Metti un bel mi piace al video e ci vediamo alla prossima. Ciao!